la vice ministro 1 o 2 giorni in provincia di Foggia per non solo c'è cioè la campagna elettorale, perché a Foggia si vota, a San Severo si vota, quindi ci sono le amministrative ed è assolutamente importante da parte del Movimento 5 Stelle sostenere i suoi candidati. Ma insomma, questi 2 giorni offre anche degli appuntamenti con lei per un dibattito su argomenti importanti, o no? Sì, incontreremo i sindaci dei piccoli comuni ai quali la legge di bilancio ha pensato in maniera molto corposa, dando 400 milioni di euro di risorse da poter spendere immediatamente per i comuni sotto i 20.000 abitanti, e questo in territori come la Puglia, ma anche come la Basilicata, insomma, sono molte le regioni che hanno piccoli comuni e che quindi hanno potuto utilizzare questa norma. Li sto incontrando perché è importante capire l'effetto reale di queste misure. Ci raccontano che cosa hanno fatto con questi soldi, quali erano le loro necessità e ci raccontano che cosa gli serve ancora. Quindi, in vista della riforma del TUEL che il governo sta costruendo all'interno del tavolo interministeriale, che è aperto al Viminale, lavoriamo in coordinamento con i comuni per fare sempre meglio. Allora, per i piccoli comuni avete già fatto abbastanza sbloccando le risorse preziosissime, delle compagnie eoliche. Con questo i piccoli comuni fanno cassa e quindi respirano in maniera significativa. Però, lei che incontrerà i sindaci in provincia ricorderà anche che, il presidente della provincia, che poi è sindaco di Candela, di un piccolo comune, lamentò una scarsissima ripartizione per la provincia di Foggia dei fondi governativi. Come risponde? Beh, veniamo da anni di governi in cui i criteri di ripartizione dei fondi spesso non erano congrui a alcuni criteri che servono per dare i servizi ai cittadini, per cui quello che abbiamo fatto è lavorare con dei criteri più giusti e più conformi alle ripartizioni territoriali. Mi è capitato di incontrarlo e quindi ne abbiamo parlato anche direttamente. Quello che ci serve ancora fare ed è importante, insomma, è previsto nella riforma del TUEL, è la parte che riguarda i comuni in dissesto e predissesto che vedono da parte del governo una riforma molto incisiva perché ci siamo accorti che ciò che in questi anni non ha funzionato è stato soprattutto l'aiuto da parte dello Stato a comuni che erano in difficoltà, che poi ovviamente significa meno servizio al cittadino e questo va messo a posto, insomma, i cittadini non possono pagare la mala gestio di alcuni sindaci. A proposito di dissesto e predissesto, ieri il Sole 24 Ore pubblicava una notizia sotto traccia che per comuni come Foggia, per esempio, è una bomba perché sembra sia saltato il salvaenti e se questo è, diventa un problema grosso per la città. Se parla del fondo che viene dato ai comuni che dichiarano il Sì. dissesto, parla di questo? Vabbè, guardi, secondo noi quell'impianto va cambiato, ma non togliendo il fondo, va cambiato perché non si può dire a un comune in dissesto, fai tutte le dismissioni, non assumere più nessuno, insomma ci sono moltissimi blocchi quando si va in dissesto e dall'altra parte gli vengono date quattro risorse per gestire la situazione nel breve periodo. Non è questo il metodo di risanare, non ha funzionato. La storia dei comuni in dissesto ci insegna che è una cura un po' posticcia. Sono moltissimi comuni in Italia che hanno scelto di fare un altro percorso e quindi andare verso un piano di riequilibrio con la Corte dei Conti, proprio perché il fondo salvaenti, come lo definisce lei, è una cura troppo a breve termine e non è strutturale. Questo governo invece ha pensato e sta pensando a una misura più strutturale che prenda i comuni in dissesto per mano e li porti caso per caso, quindi con delle specificità che dipendono da comune a comune, fuori da questa situazione di dissesto. Si ricorderà che la politica in questi anni è stata protagonista di norme ad hoc che davano possibilità differenziate in relazione al tipo di comuni in situazioni di dissesto. Questo perché oggi le norme che conosciamo sul dissesto sono generali e non vanno a risolvere problemi invece che sono molto specifici.
Il 27 dicembre il Presidente del Consiglio, che è foggiano come, di origine come lo è lei, in Prefettura Foggia inaugurò il primo contratto istituzionale territoriale italiano e disse che però entro gennaio avrebbe firmato per decreto questo contratto. Che lei sappia a che punto siamo. Io so che l'ha firmato, c'è oggi un'intervista al Sole 24 Ore che ne parla, è un progetto molto importante, lavorare in coordinamento con le imprese, con i settori industriali è una priorità e anche per questo motivo nei giorni del mio tour ci saranno alcuni incontri con alcune realtà industriali come Fincantieri. Leonardo.